Aperti all'ascolto, con cuore accogliente, dispensatori dell'amore del Padre, così il Papa chiede di essere ai sacerdoti che vivono il servizio prezioso della confessione. L'occasione per tornare su uno dei percorsi che segnano il pontificato di Bergoglio è l'udienza ai partecipanti al corso del foro interno promosso in questi giorni dalla Penitenzieria Apostolica. Ai sacerdoti il Papa ricorda che la misericordia, l'annuncio dell'amore di Dio è la prima missione della Chiesa. L'invito è a non far mancare la presenza di sacerdoti confessori anche in preparazione al Giubileo del 2025. E non solo. Nel mondo, lo vediamo purtroppo ogni giorno, non mancano i focolai di odio e di vendetta, lo stiamo vedendo. Noi confessori dobbiamo moltiplicare allora i focolai di misericordia. Accendere la pace è anche l'invito che il Papa ricorda ai vescovi europei incontrati sempre stamani. Dopo il saluto del nuovo presidente della Comesse, Monsignor Mariano Crociata, vescovo di Latina, primo italiano chiamato a questo servizio, Francesco ricorda la sfida di costruire unità a partire dalle differenze. L'Europa ha futuro se è veramente unione e non riduzione dei paesi con le rispettive caratteristiche. La sfida è proprio questa, l'unità nella diversità. Infine l'invito a costruire pace con creatività e profezia nel solco del movimento di solidarietà condivisa suscitato dalle conseguenze della guerra in Ucraina. A questa corale risposta sul piano della carità dovrebbe corrispondere, ma è chiaro che non è facile né scontato, dovrebbe corrispondere un impegno coeso per la pace. Certamente finché la guerra si alimenta rischia di continuare inesorabilmente la distruzione, la lotta e la sofferenza immane di popoli, ecco, di popoli e di un popolo in particolare, in maniera davvero unica per la gravità e la drammaticità. Siamo in presenza di un aggressore, di un aggredito, questo non possiamo nemmeno, tantomeno ignorarlo. Per cui bisogna auspicare che i protagonisti accettino di fermarsi e di dialogare alle condizioni giuste, secondo quello che il diritto internazionale, unanimemente riconosciuto, dice, indica. Ecco, bisognerebbe lavorare perché questo avvenga. Noi possiamo auspicarlo, ecco, possiamo invocarlo, vogliamo chiedere davvero che tutti coloro che hanno la capacità, la possibilità di lavorare in questo senso, e noi non ci stancheremo di ripeterlo insieme al Papa, che è il primo a rinnovare costantemente l'appello perché la guerra finisca e si cerchino vie di pace.